Ciao da Sunny, oggi è un video in cui io citerò una canzone e poi la abbinerò con dei pensieri che ho io e che cosa ha voluto significare per me questa canzone durante la mia vita. Allora, la canzone in questione è Brava Giulia di Vasco Rossi. Allora, innanzitutto questa canzone uscì nel 1987 e faceva parte dell'album C'è chi dice no, in cui c'erano tantissime bellissime canzoni come Vivere una favola, e poi anche C'è chi dice no, comunque una canzone molto profonda, e poi appunto c'era anche questa Brava Giulia, poi c'era anche Ridere di te, bellissima, e appunto c'era anche questa canzone qui. E allora uscì nel 1987 verso la primavera, mi pare, che io frequentavo la seconda liceo linguistico e avevo 16 anni, i mitici 16 anni che non torneranno più, per cui per me ha significato tantissimo questa canzone e ricordo i momenti più spensierati, più belli della mia vita, in cui bastava poco per ridere con le amiche e scherzare, andare a caccia di ragazzi. All'epoca, negli anni Ottanta, poi era molto più facile andare per la strada e incontrare ragazzi magari che ti dicevano qualche battuta oppure che ti guardavano dal motorino, ti dicevano qualche parola. Ti facevano complimenti per la strada, eccetera, eccetera. Vabbè, adesso è tutto molto più difficile anche per questi ragazzi. E quindi per me questa canzone ha significato molto. È un'epoca in cui Vasco, siccome è nato negli anni 50, c'è cioè tuttora, è un mito. Però credo che il Vasco degli anni 80 sia il Vasco migliore. Quello appunto i ragazzi degli noi degli anni 80 ce l'abbiamo goduto di più, ce lo siamo secondo me. E tanti dicano beati voi, avete conosciuto quel Vasco lì, insomma pieno di energie, eccetera, eccetera. Allora io comincio a leggervi appunto il brano di questa canzone e poi lo commento a modo mio, naturalmente. Allora, cominciamo. Questa canzone comincia, la prima strofa è Voglio vivere come se, e poi lo ripete, voglio vivere come se tutto il mondo fosse fuori. Ecco, questo voglio vivere vorrebbe dire io voglio compiere tutte le azioni, no? Possibili e immaginari della mia vita. Ecco, come se tutto il mondo fosse fuori vuol dire come se il mondo rappresentano le persone, per cui vuol dire io voglio vivere, voglio compiere le mie azioni come se non mi importasse niente del giudizio degli altri, della gente, e come se il mondo fosse fuori, cioè il giudizio delle persone non mi interessa. Un modo di vivere tutto mio praticamente, e gli altri non devono interferire nella mia vita. Io la gestisco a modo mio e non mi interessa il mondo fuori, le persone fuori, eh? Io la vivo come mi pare, praticamente, no? Poi ecco, voglio ridere come se, ecco, il vivere diventa ridere. Voglio ridere come se ridere di per sé bastasse già a risolvere gli errori. Allora, questo ridere sarebbe il ridere per non piangere, praticamente. Trovare il lato comico nella vita, non prendersela. Non prendersela più di tanto perché non merita, prendersela per le persone. E poi gli errori. Ecco, gli errori cosa sono? Gli errori sono delle scelte sbagliate che noi a volte facciamo nella vita, no? Possono essere scelte sentimentali, possono essere le scelte lavorative, magari, che non sono andate a buon fine. E c'è due opzioni nella vita, no? O
se tu hai fatto questi errori o ti deprimi e scegli per te la parte drammatica, piangi, entri in depressione e poi magari in un tunnel che non esci più, oppure c'è anche un'altra opzione, se si vuole, no? Si spera. Ed è quella di prenderla sul ridere le cose, no? Perché tante le volte veramente dice rido per non piangere, ecco. Quindi l'altra opzione sarebbe di prenderla con filosofia le cose. Non piangersi addosso, ecco. Come se questo vivere con filosofia e ridere un po' di più bastasse, dice già, perlomeno a risolvere un pochino di questi problemi, dice già, avere un atteggiamento un pochino più positivo, tutto fa nella vita, no? Tanto dice, gli errori li ho fatti, però prima di mettermi a piangere e entrare in depressione, le peggio, le meglio almeno pigliarla sul ridere, no? Come i film commedia, diciamo, no? Che poi c'è sempre le risate finte, ecco. Anche se sono finte, però perlomeno sono risate, ecco. Poi non voglio stare lì. Sempre a chiedere come mai e a chiedere sempre per favore mi dai. Ecco, spesso nella vita siamo sempre a pensare, a rimuginare appunto degli errori fatti, come mai, oppure siamo sempre a lamentarci, no? Siamo dei lamentoni, poi noi italiani poi, come mai mi è accaduto questo, come mai mi è accaduto quest'altro e mi è successo questo, ecco. E no, dice non voglio stare a chiedermi come mai. È accaduto, basta. A chiedere sempre per favore mi dà. Ecco, un altro sbaglio abbiamo, che facciamo spesso è chiedere aiuto agli altri, illudendosi poi che gli altri ci capiscano e che risolvino i nostri errori. Già abbiamo fatto gli errori. E siamo pieni di problemi, ci stiamo a chiedere perché e per come, senza mai diventare soluzioni. In più, spesso chiediamo agli altri, illudendosi appunto che loro ci risolvino i nostri problemi. Niente di più sbagliato, come al solito, tanto nella vita bisogna sempre risolverci i problemi da noi, che è meglio. E poi anche di chiedere sempre il permesso alle persone di fare o non fare, come se si fosse soggiogati. No, dobbiamo prendere le redini della nostra vita da soli, by myself, quella bella parola inglese, by myself. E poi c'è il ritornello molto orecchiabile, brava Giulia, vabbè, ora lo dico, brava Sanni. Prenditi la vita che vuoi, prenditi, capito? È un imperativo, prenditi la vita che vuoi. Sceglitela, certo che puoi. Potere è dovere, no, come si dice, volere è potere e potere è volere. Infatti, questo è un imperativo che Vasco dà a questa ragazza come se fossi io praticamente, non sono ragazza, ma sono. Dice, vivila come ti pare questa vita, a tuo modo, a modo tuo, non come vogliano gli altri, ma come vuoi tu. Io so della serie, io so sbagliare da sola, sbaglierò, ma fatemi sbagliare da me, con i miei pensieri, e non con i pensieri vostri, eh? E c'è anche un'altra canzone che dice a modo mio, vivere a modo mio, sbagliare a modo mio, ed è la canzone di Frank Sinatra, mi pare, My Way, molto bella, che un po' ricalca questa cosa qui, eh? Dice sbaglierò, ma almeno sbaglio da sola. Dice grazie, so sbagliare da sola, grazie, ecco. Poi il pezzo numero 5 è molto bello, scrivilo addirittura sui muri, scrivilo sui muri. Io voglio vivere senza mai chiedere troppe all'occasione. Allora, i muri, cosa vuol dire? I muri possono essere i muri nostri di casa, quindi dillo alla tua famiglia, oppure possono essere i muri della città.
E quindi i muri della città rappresenterebbe le persone. Quindi dice, dillo alle persone che tu non ti interessa di vivere e fare grandi progetti, chissà che cosa, per il futuro. La frase è, sarà quel che sarà. Inutile che si sta per tutta la vita a sforzarsi troppo severi con noi stessi, poi quasi sempre per accontentare gli altri, perché se no gli altri vengono a dire non hai fatto questo, non hai fatto quest'altro, ecco, invece no, come per dire, il meglio sarebbe essere un pochino più, come si dice, credere un po' più nel destino, sarà quel che sarà, viviamo tranquillamente, senza preoccuparsi troppo per compiacere agli altri, no? Invece vivere la vita un po', prendila un po' più con filosofia, ecco, ritorna quella frase lì, dice, e fallo sapere alle persone che non ti interessa di fare questi progetti, ecco, per chi poi? Per compiacere alle pecore? Le pecore talebane umane? Ecco. E poi tanto se succede qualcosa bisogna sempre risolversi appunto problemi da noi, quindi sempre meglio scegliere la nostra vita da noi, sbagliare per conto nostro, e senza illudersi e farsi troppi castelli in aria, che non serve a niente. Si vive la vita come sarà, sarà, che sarà, sarà, will be, eccetera, eccetera. Poi, io non mi siedo lì, io voglio vivere sopra, io voglio vivere una volta sola. Ah, questa anch'io di sicuro, guarda, una vita basta e avanza, eh. Per me è anche troppa, per carità, vivere 2 volte come i buddisti, che non so quante volte devono rinascere, mamma mia, la solita misericordia, appunto. E niente, io voglio vivere sopra, riflette la mia filosofia del mio canale, di andare al di là della mera esistenza, avere una visione un po' più ampia della nostra vita. E poi c'è il cosiddetto voglio vivere una volta sola, potrebbe un po' significare anche il proverbio meglio un giorno da leoni che 100 giorni da pecore talebane. Ecco, quindi meglio vivere intensamente, anche poco, però vivere, non vegetare. Oppure cose sempre abitudinarie, inutili, eccetera. Poi di nuovo c'è questo imperativo, scrivilo sui muri, se un giorno avrai uno accanto a te che non pretenda di essere il migliore. Ecco, questo bellissimo. Di nuovo scrivilo sui muri, appunto, cioè vuol dire dirlo ai muri della città, cioè dirlo a tutta la gente, che ha sempre da schiacchierare, da offendere, da dire male. Dire tu vali quanto loro e non pretendono mai né mariti né compagni né figli eccetera di sentirsi superiore a te perché tu non devi mai barattare la tua dignità né per paura né per doppio giochismo, no, uno deve essere sempre se stesso. E mai, mai ammettere che un'altra persona ti possa schiacciare. Ecco, perché tutti abbiamo diritto alla nostra dignità. Questa è una cosa importante. E mai nessuno pretenda di essere migliore di te. Perché lui come vuole pretendere di essere migliore di me? In che cosa? Perché uno studia di più? Perché uno parla meglio? Perché uno crede di avere la verità assoluta? No, ragazzi, non permettetelo mai di farvi schiacciare dagli altri o dal populismo o dal popolo o dalle pecore talebane. E non capre, dico io, ma pecore talebane. Ecco. Poi la vita non è facile, dice Vasco,
Ma a volte basta, ecco, la frase più bella di questa canzone: la vita non è facile, ma a volte basta un complice e tutto è già più semplice, è vero. È la frase più bella, secondo me, che ha fatto Vasco di questa canzone, è il punto clou, è il punto finale, in cui lui parla di un complice, e badiamo bene di non pensare ai complici delle rapine, ai complici degli stupri, ai complici di qualche cosa di brutto. Il complice può essere un compagno, è vero, di merende, ma pensiamola in modo positivo. Complice è una persona che ti capisce sempre, che in qualsiasi momento della vita ti dirà: ma non lo so mica perché ti hanno fatto questo, ma però ti ha ragione. Ma non badare a loro, e tu vai avanti, tu fai la tua vita. Ecco, una persona che ti consiglia, una persona che ti capisce in quel momento, anche se uno fa degli errori, ma avere sempre accanto a te una persona che riuscirà sempre e comunque a capirti. Avere, cioè, ma neanche un amico potrebbe essere quanto un complice. Magari anche se sbagliate in due, però in quel momento tu hai il conforto di quella persona. Ecco, qui è la frase più bella, e badate che il complice può essere un familiare tuo, può essere figlio, può essere, e sarebbe la cosa più bella, il tuo compagno, il tuo marito o la tua moglie. Oppure può essere anche, perché no, un compagno di chat. Non è mica detto che sia, ma per dire, può venire, può essere anche in marziano, vi trovate sulla luna, non importa. Può essere anche Dio, che tu scopri che Dio ti ha sempre capito. Ecco. Bene, e adesso è finita questa canzone, che insieme a Ridere di te è stata appunto la canzone più bella di questo CD. Dei momenti più belli della mia vita, che erano molto più facili, dice, si poteva anche mangiare le fragole, no? Come si dice anche a Sassari. Bene, ora devo dire un'ultima cosa, un messaggio a un certo signore che, ma perché continui a offendermi con nome e cognome? Non c'è scusante, perché prima di tutto io non ti ho più citato, ho passato a fare altri video, come hai visto, e poi non vedo perché tu debba continuare a offendere in modo gravemente una donna che poi non ti ho neanche fatto nulla, se si vuole, no? Perché nessuno ti vuole fare nulla di male. Io non ti ho mai voluto fare nulla di male, nessuno vuole farti nulla né alla tua compagna né ai tuoi figli, né ti vanno a picchiare, quindi questo te lo stai inventando te, e figurati se io ti farei qualcosa di male, al massimo se tu vuoi venire qui a Firenze che ti piace tanto a prendere un caffè. Io però non capisco perché mi devi citare con nome e cognome. Ecco. Basta, se è possibile. Sa smettere? Perché se tu dici che sei ben inserito nella società, allora tu devi sapere che la società è basata su certi principi, di educazione, di rispetto verso il prossimo, che tu mi sembra che non hai. Mi dispiace, ma non ce li hai. Perché offendere in modo gravemente, in quella maniera, una donna non è assolutamente civiltà, credimi. E poi non ce n'è assolutamente ragione, oltretutto con nome e cognome. Smettila almeno di citare il mio nome e il mio cognome. Io non ti ho mai citato nel tuo nome, a parte non lo so. E non credo neanche ti chiami Andrea, e non mi interessa neanche più di tanto ormai. Ma poi anche io non ho mai fatto neanche, addirittura non ho neanche mai citato il nome tuo del tuo profilo Facebook, che fu un'altra persona che disse il tuo nome. Io nei video non ti ho né mai offeso gravemente, né
né tantomeno ho detto il tuo nome e cognome perché a parte non lo so, ma ne addirittura neanche per gli altri. Ecco, e poi c'è un'altra cosa, io mi chiamo Sunnyflower, ecco, non sono né la demente fiorentina né Simone eccetera, no, qui su YouTube io ho apposta questo nome, se tu hai una buona memoria. Mi chiamo Sunnyflower, quindi se è possibile chiamarmi in questa maniera, come io la chiamo in quel nick lì, che adesso non mi va neanche di pronunciarlo. Io comunque mi sono stancata di questa beautiful telenovela, è un secondo beautiful, tanto io sono sicura una cosa, va a dire che voi volete voi, a me non mi interessa, né di qua né di là. Ma né destra né sinistra, io vi dico una cosa, io mi sono scocciato Beautiful, che già c'ho da guardare Beautiful, quello telenovela, e appunto non ne posso più neanche di quella. Ora per un'altra telenovela, scusatemi, ma sono un pochino troppe due Beautiful. E tanto io sono sicura è un altro anno, siamo ancora qui. Non si è compicciato nulla, a me va a dire che voi volete, eh? No, tra un mese finirà, ma quello è bello finito, eh? Tizio l'è bello finito, no? Caio l'è bello finito, no? Sempronio, non mi interessa se lei è bello finito, Caio, Sempronio, o io sono pagliaccio, io sono Dracula, io sono vampira, non mi interessa. Secondo me, un altro anno, lo dico io, ecco, siccome voglio pensare a modo mio, se è possibile, c'è libertà o c'è i dittatori, no? No. Posso? Mi date il permesso di pensarla come cavolino mi pare a me? Ok. Allora, secondo me, un altro anno siamo ancora qui. Ci sarà un cosino di un colore diverso. Però siamo sempre lì. Io magari non ci sarò più di sicuro, non so neanche, ecco. Però magari voi sarete ancora lì. Per cui io chiudo qui la questione. L'unica cosa, per me siete tutti un po' pagliaccetti. Scusate, ma per me serietà zero da entrambe le parti. Scusate se sono cattiva, ho detto è un mio pensiero, non c'è problemi, sono io la demente, non c'è problemi. Per me c'è poca serietà da ambo le parti perché qui non si finisce più. Comunque non importa di quello che ho detto io, è un mio pensiero, che secondo me un altro anno siamo ancora qui. Io non ci sarò di sicuro un altro anno se si va avanti poi così. Comunque non importa, non volevo dire questo, fate quello che cavolo vi pare. Io sono una donna, sono una delle uniche donne, mi sembra su questa telenovela. Io mi sono bella e rotta, probabilmente alle donne ci si scoccia le competizioni, le fazioni, le guerre, già c'è le guerre laggiù in quei paesi là, se poi ci si deve fare le guerre anche su YouTube, io ho finito ragazzi, vi auguro a tutti il bene, sul serio, ma neanche che vinca, che vada tutto bene. Io non farò mai, mai del male a nessuno, se farò del male pagherò. Io spero che almeno diventi scema, ma che questo vale per tutta la mia vita, naturalmente, se faccio del male a un bambino, a una persona, pagherò. Io non ho mai avuto intenzione di fare del male a nessuno, a nessuno. A me mi è stato offeso, sono stata minacciata, non faccio né nomi né cognomi, me ne state fatte di tutte, in tutti i modi, in tutti i mari, in tutte le salse. Io vi passo in cavalleria ogni cosa, l'unica cosa, smettetela di fare il mio nome e il mio cognome, se è possibile. Ve lo chiedo per favore, s'il vous plaît, ok? Please, may I, eccetera, eccetera, tutte le lingue, va bene? Se è possibile, no, fate il mio surname e my name, ok? Is it alright? Ok,
Finita qui, io passerò oltre a fare video di altre cose, e ve l'ho detto, tutto è bene quel che finisce bene e l'ultimo chiuda la porta. Ciao ciao!